Ha un nome il kamikaze che in Turchia ha attaccato a Suruç il centro culturale curdo Amara, facendo almeno 32 morti. Il test del DNA ha rivelato che si tratta del ventenne Abdurrahman Alagus, uno studente di ingegneria che secondo gli inquirenti era stato reclutato da poco tempo dai jihadisti. La sua carta d'identità era stata trovata su un cadavere non riconoscibile sul luogo della strage. I funerali delle vittime si sono svolti a Gaziantep, città a circa 120 km da Suruç. Straziati familiari arrivati da tutta la Turchia per dare l'ultimo saluto ai figli prima di riportare le salme nei paesi d'origine. La Turchia è scesa in piazza indignata per la morte di questi giovani che si erano riuniti per organizzare una missione di aiuto nella città di Kobane, enclave siriana subito dopo il confine turco, simbolo della resistenza dei curdi all'ISIL. La giustizia turca ha intanto vietato la pubblicazione sulla stampa delle immagini dell'attacco. Critiche piovono su Ankara, accusata di essere stata morbida o addirittura complice dell'ISIL.